Buongiorno, benvenuto Andrea Bertani, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Emilia-Romagna. Grazie, Buongiorno, benvenuto. buongiorno. Allora, partiamo dai dati, partiamo da quei numeri che tanto hanno fatto discutere e vediamo quelli delle europee, che sono le percentuali più chiare, perché poi sulle amministrative, sapete, ogni comune fa un po' storia a sé, c'è un filo che possiamo seguire, ma la questione delle europee si può leggere in tre numeri e li leggiamo subito. Sono i risultati per l'Emilia-Romagna del podio, dei partiti, delle liste che sono arrivate in cima. C'è la Lega con il 33,77%, il Partito Democratico al 31,24%, il Movimento 5 Stelle che scende terzo in questa classifica al 12,89%. Che cosa è successo? Io penso che abbiamo pagato il fatto che noi a livello locale siamo molto meno strutturati delle grandi corazzate degli altri partiti. Noi abbiamo personalizzato, fra l'altro, molto meno di altri la campagna elettorale. Se tu vai a vedere i risultati della Lega e le preferenze per Salvini, che era capolista, che si è candidato come parlamentare europea, ha preso veramente tante preferenze, poi non farà il parlamentare europeo. Noi abbiamo fatto anche una scelta di coerenza dove abbiamo candidato persone nuove che non hanno incompatibilità. E poi paghiamo un po' questo fatto di non essere così strutturati sul territorio, tanto che c'erano tante elezioni amministrative e noi ci siamo presentati in pochi comuni, proprio perché ci presentiamo dove abbiamo un po' di persone che hanno la buona volontà e la capacità di farlo. Cosa E vuol dire questo lo strutturarsi sul paghiamo. territorio? Significa avere segretari regionali, provinciali? È questa la struttura che deve darsi il Movimento 5 Stelle? Una struttura così come hanno i partiti sicuramente no, però ancora noi un po' paghiamo il fatto che siamo andati molto velocemente al governo perché abbiamo dato questa speranza di cambiamento. Noi secondo me siamo andati molto bene alle politiche del 2018 perché abbiamo incarnato quella speranza e quella necessità di cambiamento che c'era e quindi lì siamo andati veramente forte. Poi adesso il collegamento fra i territori e il governo non è ancora così semplice per noi perché ancora non siamo così strutturati come vecchi come altri. Per noi è sicuramente anche un vantaggio perché dobbiamo rispondere solo ai cittadini, però poi su alcune cose dobbiamo sicuramente Quindi una migliorare. lettura della struttura sul territorio, però poi quando si va nelle amministrazioni comune per comune, anche lì 5 Stelle perdono a favore, dobbiamo dire in questo caso, della Lega, che in tanti casi è andata al ballottaggio con il Partito Democratico. È lo stesso problema sia nelle amministrazioni comunali sia nelle europee, sono gli stessi motivi con i quali gli elettori hanno votato, però in tanti casi hanno fatto un'operazione opposta. Nella stessa situazione hanno messo una X sulla Lega e una X magari sul PD e non sui 5 Stelle. Sì, beh, qualcuno anche del Movimento 5 Stelle, nel senso che se noi andiamo a guardare europee rispetto alle comunali, in alcuni comuni dove avevamo lavorato bene, dove c'era una lista con personaggi credibili, si è visto anche una differenza, ovviamente sempre minima, nel senso che poi i voti buona parte sono andati alla Lega e penso che abbia fatto molto da traino l'elezione europea anche sulle amministrative. Poi, perché chi ha votato Lega alle europee, poi abbia scelto di votare Movimento 5 Stelle o soprattutto di nuovo il PD alle amministrative, è perché l'elezione locale ha un'altra valenza e la struttura anche qui locale conta molto, quindi le conoscenze, tante liste civiche che sostengono un candidato sindaco, quindi quando io ho cinque liste civiche che sostengono il candidato del PD che magari ha nascosto anche il simbolo, ho già un serbatoio di voti che attraggo a me e che mantengo. Dal punto di vista del messaggio nazionale, perché abbiamo sentito spesso parlare dell'Europa come, e anche nella retorica della campagna elettorale di entrambe le parti, abbiamo sentito quasi un referendum sull'Europa al di là che sul governo. C'era da una parte, che poi in Parlamento europeo diventerà minoranza, coloro che si fanno chiamare sovranisti e che quindi proponevano un'Italia che andrà più a briglia sciolta nei prossimi mesi, qualora un risultato favorevole, e non c'è stato, fosse andato a loro. Dall'altra parte, il Movimento 5 Stelle, specialmente nell'ultima parte della campagna elettorale, ha un po' frenato questi toni, ha cambiato segno. È stato un problema, un errore, secondo lei? No, secondo me non è un errore, perché l'Europa, siamo convinti, ci serve, perché dobbiamo lavorare in un ambito più allargato di collaborazione con gli altri stati. Ovviamente le regole in Europa vanno modificate, anche adesso il tema, della procedura di infrazione, se arriverà o meno, sarà un tema politico da concordare con gli altri governi e quindi si va sulla trattativa. Ci sono delle regole che in Europa in questo momento sono sbagliate, perché andare a non contare gli investimenti, a non contare oppure a
contare gli investimenti o la diminuzione delle tasse sul costo del lavoro all'interno degli sforamenti di deficit e di debito è un errore, e questo errore ci ha fatto vedere cosa è successo durante la crisi. Se l'Europa si irrigidisce su questi parametri, sull'austerity, i paesi come l'Italia soffrono di più, e questo non deve più succedere. Qui c'è poi c'è una questione che riguarda appunto a quale gruppo si iscriveranno gli eletti 5 Stelle, ma questa domanda la rivolgeremo a chi è stato eletto con i 5 Stelle in Parlamento Europeo, perché è una questione davvero fondamentale, anche per farsi sentire, come abbiamo sentito dire tante volte in questa campagna elettorale. Andiamo invece al messaggio nazionale, locale, parliamo del nostro paese, e lo facciamo attraverso le parole proprio del capo politico Di Maio, che quel giorno in cui quel numero, parliamo soltanto dell'europeo, era venuto fuori, questo calo un po' generalizzato a livello nazionale, ha detto: noi continuiamo a fare quello che stavamo facendo. Il punto è che per diversi osservatori manca qualcosa, forse è un qualcosa che potrebbe aver cambiato il messaggio dei 5 Stelle. Sentiamo, sono 30 secondi Di Maio e poi commentiamo, sentiamolo. Per me adesso ci sono promesse da mantenere e da realizzare, quindi. Promesse che abbiamo fatto sia il 4 marzo del 2018, sia in questa campagna elettorale per le europee, e che non abbiamo assolutamente né dimenticato né accantonato, al di là del risultato di ieri. C'è da fare il salario minimo orario, io l'ho promesso a milioni di italiani e lo faremo. C'è da fare il provvedimento per le famiglie che fanno figli. C'è da fare e da portare avanti un serio abbassamento delle tasse. E queste elezioni europee testimoniano che il tema delle tasse, come il tema del salario minimo e dei diritti sociali, sono al centro delle priorità degli italiani. Quindi... Ecco, sono le tre priorità del Movimento 5 Stelle. Il salario, dare soldi a chi fa figli e abbassare le tasse. Ora, almeno due su queste tre promesse le abbiamo sentite da più di un governo, in più di una campagna elettorale. Portando indietro veloce di qualche mese, avremmo sentito una parola soltanto, anzi due: reddito di cittadinanza. Tre. È mancato questo messaggio, manca una bandiera, manca la battaglia, e questo forse il messaggio che non è stato comunicato, perché è stato fatto il reddito di cittadinanza? No, io penso che noi, come dicevo prima, abbiamo preso tanti voti alle politiche perché incarnavamo questo messaggio di cambiamento, e uno dei simboli e delle necessità era sicuramente il reddito di cittadinanza. C'è una crisi grossa, c'è stata una crisi grossa nel nostro paese e un problema sociale forte che il reddito di cittadinanza vuole risolvere. Quello l'abbiamo portato a casa e adesso di qui ai prossimi mesi se ne vedranno i risultati. Poi c'è quella famosa fase 2, che è quella di sbloccare gli investimenti, quindi in questi giorni sta partendo lo sblocca cantieri, e contemporaneamente risolvere altri problemi che sono strutturali, che sono il costo e la retribuzione del lavoro. Non possiamo avere chi lavora per pochi euro all'ora, e anche questo è uno dei grossi problemi che a livello sociale ci ha creato grosse divisioni fra chi è troppo ricco e chi è troppo povero, e l'altro è quello che è un problema della denatalità, che è quello di aiutare le famiglie a fare figli. Poi c'è il problema della tassazione, che è molto più ampio perché coinvolge sia persone ma anche le imprese, perché se noi vogliamo creare lavoro sicuramente dobbiamo aiutare le imprese, quindi sbloccare i cantieri e aiutare le imprese. Questi sono i passi successivi che sono stati fatti e che si faranno, almeno questo è, immagino, anche il suo auspicio, insieme alla Lega, al governo insieme alla Lega. È stato un errore intraprendere questa strada con la Lega? È stata una scelta praticamente obbligata. Noi abbiamo preso quel carico di fiducia per cambiare, ma quel carico di fiducia, grazie anche alle leggi elettorali fatte probabilmente anche con un po' di studio e di malizia, non ci hanno permesso di governare da soli, e quindi abbiamo dovuto scegliere di fare un contratto di governo con chi ci stava. In quel momento la Lega c'è stata, e quel contratto di governo tiene conto delle nostre esigenze e delle esigenze della Lega. Ovvio che quando c'è un contratto di governo è una strada tracciata, ma sulla quale poi di volta in volta bisogna discutere, e se ne discute. Il terzo punto in cui Di Maio prima parlava delle tasse era appunto per dire alla Lega: nel contratto di governo abbiamo parlato anche di quello, noi siamo coerenti e quindi sviluppiamo anche i punti che voi avete scritto insieme a noi nel contratto di governo. Osservatore della politica nazionale, da attivista dei 5 Stelle, qual è il compromesso che per lei non sarebbe accettabile da qui in avanti, oppure che c'è già stato e che si è dovuto mandare giù, altrimenti il governo cadeva e non sarebbe stata una buona cosa? Il
compromesso è sicuramente su quello che noi abbiamo sempre detto, la politica non come mestiere, la politica che risponde ai cittadini e quindi anche l'onestà. Quindi se c'è qualcuno che è indagato, condannato, sicuramente non può rivestire ruoli di governo, e su questo abbiamo mantenuto il punto e penso che siamo arrivati a mantenere la nostra coerenza, come pure ai tagli ai costi della politica, eccetera, e anche qui sono punti che abbiamo mantenuto e abbiamo portato a casa. Poi ci sono delle sfumature, degli atteggiamenti che almeno a me personalmente, ma penso anche a tanti dei nostri attivisti di Salvini, non piacciono, quindi quei toni esagerati riguardo all'immigrazione, ma anche all'invasione di campo di temi che non sono suoi come ministro degli interni, su queste sono delle limature che vanno fatte e sui quali bisogna che noi manteniamo sicuramente il punto. Intanto questa settimana ci sono i ballottaggi, dice fare le cose con chi ci sta, questo abbiamo sentito tante volte, ma in nessuna amministrazione in cui c'è il ballottaggio in Emilia Romagna avete scelto di consigliare, di appoggiare nessuno dei due candidati. Perché? Perché anche qui la coerenza è la nostra distintivo storico, noi scegliamo sempre, e in parte questo lo paghiamo poi, di non allearci con nessuno. Adesso valuteremo di qui in avanti poi eventualmente la collaborazione con le liste civiche, per questo ci arriviamo. È uno dei punti di discussione interna, ma se noi non ci alleiamo con nessuno, anche al ballottaggio non sosteniamo nessun candidato. La posizione però è stata molto chiara e tanti dei nostri candidati sindaci l'hanno fatto e hanno detto ai candidati che sono andati al ballottaggio: illustrateci sui punti dei nostri programmi che per noi sono fondamentali, in alcuni luoghi la sanità, l'ambiente, la mobilità sostenibile, diteci che cosa volete fare, perché se ci dite cosa volete fare, per chi ha votato il Movimento 5 Stelle può essere un'opzione scegliere qualcuno di voi, come pure no. In alcuni territori io sento un po' il polso della situazione, qualcuno è preoccupato dell'avanzamento della Lega, qualcuno di più è preoccupato che rimanga lo status quo e che vinca ancora il PD, qualcun altro dice: chi vinca uno, che vinca l'altro, il cambiamento sarà poco e probabilmente forse non neanche andrà a votare. E quindi sicuramente noi, i voti che sono andati al Movimento 5 Stelle non sono del Movimento 5 Stelle, ma sono dei cittadini, e quindi chi va al ballottaggio se li deve conquistare. E poi c'è questo suo commento all'indomani del voto, e il riferimento è alle europee, adesso arriviamo alle europee, lo prendiamo proprio dal blog di Emilia Romagna 5 Stelle. Bertani: Bonaccini ha paura di perdere, noi distanti e alternativi a lui. Ecco, ma se si vogliono fare le cose con chi ci sta, c'è anche una questione: da chi siete più distanti? Siete più distanti dalla Lega o siete più distanti dal PD? Perché con la Lega c'è un governo in corso. Sì, io penso che siamo distanti da tutte e due, dalla Lega, io l'ho sempre detto quando mi chiedono, noi abbiamo un DNA veramente diverso e differente, e perché poi anche la Lega ha una storia ormai di partito, sì, oggi gli piace chiamarsi di nuovo un movimento, ma è un partito che è nato ormai 20 anni fa, e il PD è strutturato ed è strutturale in questa regione da 70 anni, quindi io penso che il vero cambiamento sia il Movimento 5 Stelle. Poi sulle idee noi siamo sempre stati disponibili con tutti, quindi quando c'è stato da votare qualcosa in aula proposto dal PD ma che ricadeva nell'ambito delle nostre idee e che ci sembrava avesse una ricaduta concreta, perché spesso il PD poi si mette delle medagliette sui temi ma poi in realtà non agisce, noi abbiamo votato a favore, come pure con la Lega. Quindi sulle idee ci siamo, sulle alleanze sicuramente è improponibile un'alleanza col PD ma anche con la Lega, invece punteremo penso anche noi a parlare con le liste civiche. Ecco, è questo perché fino a ieri, fino a prima che sì, Massimo Bugani avesse introdotto questo tema delle liste civiche, avremmo detto che i 5 Stelle si presentano da soli anche alle prossime regionali, quindi ci sarà forse questa alleanza PD, Pizzarotti eccetera, però questa incognita delle liste civiche è interessante, chi sono questi civici che per voi possono essere interessanti? A livello regionale è ancora bene da capire, però diciamo, io penso ad esempio al mondo dell'ambiente o dell'ambientalismo, che pensa che le grandi infrastrutture non vadano fatte, oppure vadano pesate per l'impatto che hanno dal punto di vista ambientale e per l'utilità che poi se ne ricava, quindi una seria analisi di costi e benefici tenendo ben presente gli impatti ambientali. Tutta la lotta che abbiamo fatto sui rifiuti e sull'acqua pubblica, io penso che se c'è un mondo ambientalista che pensa di costituire delle liste civiche, penso che un discorso si possa fare. Io penso invece che quando Bonaccini parla di civismo si riferisca a Pizzarotti, ma Pizzarotti ormai non è più un'esperienza civica, visto poi l'avvicinamento che ha avuto a più Europa con la Bonino, e quindi ormai si sta strutturando anche lui come partito.
esistono alcune esperienze di liste civiche e vediamo che cosa si riesce e si può costruire. A chi starà l'ultima decisione in Emilia Romagna? Visto che le regionali sono in Emilia Romagna, a chi starà a decidere? Ci alleiamo con loro, ci alleiamo con quegli altri? Immagina un voto su Rousseau, una riunione, oppure lo fa il numero uno che è Bugani? No, ancora è prematuro, anche perché il ragionamento che stiamo facendo a livello nazionale è quello di ristrutturarci o di strutturarci un attimo, quindi si andrà verso dei referenti regionali che saranno scelti sicuramente anche sentendo la base degli attivisti, poi a questo punto si deciderà insieme la strada da percorrere. Non abbiamo una segreteria, abbiamo però un bel rapporto fra Regione e Parlamento e ne discuteremo sicuramente insieme. Quindi prima delle regionali potremmo avere un nome diverso da quello di Massimo Bugani come numero uno in Emilia Romagna? Bugani intanto ha già detto: io ho fatto e ho dato il mio apporto quando c'era bisogno, quindi non dite che io sono il segretario di partito e quindi non addossatemi delle colpe che non ho, e questo, su questo sono d'accordo con lui. E dobbiamo crescere e non basta sicuramente un referente, ma più referenti per vari temi. Io ringrazio che ci dice Cosenza Bugani, perché noi Bugani lo invitiamo sempre ma non viene, quindi quando verrà qui rivolgeremo le stesse domande anche a lui, così sentiremo anche la sua voce. Da ultimo, c'è la sua posizione, pensa di ricandidarsi, lei ha il primo mandato, pensa di correre anche le prossime regionali, o è troppo presto anche per dire questo? Ancora è presto, io sto valutando, nel senso che quando ho fatto questa scelta un po' incosciente ho detto: se c'è bisogno e serve io ci sono, e alla fine sono stato eletto. Ho fatto 5 anni molto intensi in cui penso ho dato del mio e ho anche imparato tanto, quell'esperienza sarebbe un peccato buttarla via, poi però c'è anche tutto un mondo familiare sul quale bisogna pesare, e quindi valuterò se questo impegno intenso riesco ancora a darlo e soprattutto se serve.